Passiamo ora ad analizzare le questioni, sempre inerenti al diritto amministrativo, del principio di prevenzione e del principio di precauzione. Prima di affrontare queste questioni, dobbiamo partire da una premessa, che nel diritto amministrativo, come nel diritto penale, vige il principio di legalità sostanziale. Noi sappiamo che nel diritto penale nullum crimen sine previa leggi penali, e dunque nessun crimine se non c'è una legge penale, ma vige il principio ormai di legalità sostanziale, in base alla CEDU. Ovvero non basta una semplice legge formale, sia la legge che la giurisprudenza devono essere prevedibili e accessibili e permettere al soggetto di uniformare il suo comportamento. Così nel campo amministrativo non ci possono essere provvedimenti amministrativi non sorretti dal principio di legalità, ma non solo dalla legalità formale, ma dalla legalità sostanziale. La legalità e il principio di legalità deve disciplinare tutto, dai provvedimenti all'esercizio del potere, fino addirittura alle conseguenze derivanti dall'illegittimità del provvedimento, dunque attribuzione del potere, contenuto del provvedimento e anche conseguenze, annullabilità, nullità. Infatti si pensa alla caducazione automatica, che secondo alcuni sarebbe incostituzionale proprio perché non è una sanzione conseguente all'illegittimità del provvedimento, diciamo così, disciplinata dalla legge. La legalità sostanziale impone dunque due caratteristiche, che i provvedimenti amministrativi siano nominati e tipici. Nominati è un po' quello che avviene nel diritto civile, il cosiddetto numero chiuso, ovvero non può l'amministrazione emanare qualunque tipo di provvedimento, ma quel numero chiuso previsto dalla legge. E la tipicità è quello un po' che richiama proprio la tipicità nel campo dei diritti reali, a sua volta dei diritti reali civili, ovvero il contenuto, oltre che il nome, oltre che tipi di provvedimento, anche il contenuto deve essere predeterminato dalla legge. Ora, il principio di tipicità può essere sostanzialmente derogato e dunque può l'amministrazione a volte emanare provvedimenti atipici? Beh, in alcuni casi sì. L'abbiamo accennato nel video riguardante le sanzioni alle autorità amministrative indipendenti. Abbiamo detto che le autorità amministrative indipendenti hanno un ulteriore potere rispetto a quello sanzionatorio, che è quello regolatorio del mercato. È un potere questo sostanzialmente atipico. È ancora più atipico, vedremo, delle ordinanze extraordine, perché è svincolato da qualunque forma di legalità sostanziale. La caratteristica, come visto, come accennato, è che poi si recupera sotto l'aspetto della legalità formale, cioè attraverso la procedimentalizzazione, ma è un potere emanato sostanzialmente legislativo, emanato assolutamente atipico e, diciamo, è caratterizzato da un totale deficit rispetto al principio di legalità. Ma abbiamo anche una tipicità dei provvedimenti atipici emanati anche da amministrazioni ordinarie, ed è il cosiddetto potere extraordinem, le ordinanze extraordinem, le ordinanze contingibili ed urgenti, che sono dei provvedimenti atipici che vengono emanati in un'ottica del rispetto del cosiddetto principio di prevenzione, ovvero quando c'è un pericolo però scientificamente accertato e predeterminato, che permette dunque al legislatore di fissare anche dei paletti a questo potere di ordinanza extraordinem, da parte questa volta di amministrazioni ordinarie e non indipendenti, dunque imparziali ma non neutrali, che tutelano un interesse pubblico concreto, che è l'interesse pubblico dato proprio di fatto dalla situazione di pericolo, del fronteggiare la situazione di pericolo. Ora, questa ordinanza, è proprio perché il pericolo è scientificamente predeterminato, permette al legislatore comunque di fissare dei presupposti. Questi presupposti sono lo stato di necessità e d'urgenza, e dunque necessità vuol dire che queste situazioni di pericolo non sono fronteggiabili con diversi strumenti, e d'urgenza vuol dire che non posso fronteggiarli in un momento successivo. E allora questo permette alle amministrazioni di utilizzare questo potere atipico di ordinanza. Si pensi a quelle della protezione civile, del comandante dei vigili del fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Queste ordinanze però dovranno poi rispettare però i principi costituzionali, le norme costituzionali e i principi generali dell'ordinamento, cioè possono derogare a singole disposizioni legislative, ma non possono derogare ai principi generali dell'ordinamento e alle norme costituzionali. Dunque la situazione comunque di un pericolo da prevenire, ecco perché dunque principio di prevenzione, giustifica sì l'emanazione di questa ordinanza tipica del contenuto e che verranno giudicati, sono atti sindacabili dal giudice amministrativo perché emanate da amministrazioni. Noi sappiamo che senza il 113 ci si deve poter difendere da qualunque atto dell'amministrazione, dunque si potranno impugnare anche queste ordinanze davanti al giudice amministrativo, che dunque avrà sicuramente un sindacato sull'eccesso di potere. Dovranno essere cioè ragionevoli e proporzionati in base alla situazione di pericolo da fronteggiare, ma grazie a questo pericolo predeterminato dal legislatore, che bisogna prevenire, scientificamente accertato, ci sarà uno spazio anche per un giudizio di legittimità,
perché avremo una procedimentalizzazione, prima di tutto, molte volte, soprattutto in materia di protezione civile, dove ci sarà la deliberazione di uno stato di emergenza con il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri, dunque una vera e propria procedimentalizzazione, il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme costituzionali e dei presupposti di necessità di urgenza, e dunque anche uno spazio per un giudizio di legittimità di questi atti. E dunque, come un po' avviene anche per il potere regolatorio, si recupera questo deficit di legalità sostanziale sotto l'aspetto della procedimentalizzazione e dunque della legalità formale, permettendo dunque anche un sindacato sulla legittimità. La differenza però rispetto al potere, diciamo, regolatorio dell'autorità indipendente è che quello è sostanzialmente legislativo a tutela degli interessi generali e dunque permane sempre e comunque. Le regole fissate finché non vengono cambiate rimangono, come tutte le leggi. Invece, sostanzialmente, il caso del potere di ordinanza è un potere emanato da un'amministrazione ordinaria che diciamo, portatrice di un interesse pubblico concreto e dunque, come tutti i provvedimenti, è destinati a finire quando la situazione da regolare è finita, quando l'interesse pubblico è soddisfatto, il pericolo viene meno, la necessità di prevenire quel pericolo viene meno, chiaramente anche l'ordinanza, che dunque sarà fisiologicamente temporanea. Dunque possiamo dire sostanzialmente che diciamo questo potere deve essere temporaneo e non può essere generalizzato. Ecco perché si è aperta e si è risolta una questione di legittimità costituzionale attinente al potere extra ordine del sindaco. Noi sappiamo che al 54,4 del testo unico sugli enti locali è previsto il potere di ordinanza extra ordine del sindaco. Ora, inizialmente si diceva che il sindaco poteva emanare questo potere anche in situazioni contingibili ed urgenti. Questo anche era stato interpretato come per dire: il sindaco ha il potere di ordinanza extra ordine quando c'è un pericolo da prevenire, da fronteggiare, non fronteggiabile in maniera alternativa, dunque con gli strumenti ordinari, e non fronteggiabile sostanzialmente differendolo nel tempo. Cioè, quello che abbiamo visto essere il potere di ordinanza extra ordine, ma anche vuol dire che ha un potere di ordinanza atipico generale, che prescinde da queste situazioni di necessità e di urgenza e che però, a differenza di questo, è un po' più limitato perché potrà derogare a singole, diciamo così, dovrà rispettare non solo la Costituzione e i principi generali ma anche tutte le norme di legge e non ci dovranno essere norme di legge che glielo impediscano. Ma una volta che avviene questo può emanare ordinanze atipiche anche senza pericolo. Ad esempio l'ordinanza che vieta l'utilizzo del burka o l'ordinanza che vieta la prostituzione, che noi sappiamo la prostituzione non è autorizzata, ma neanche vietata, quella delle maggiori di età, sono vietate le condotte di induzione, eccetera. Un'ordinanza di un sindaco che vietasse la prostituzione in un determinato luogo sarebbe proprio corrispondente a questo potere atipico dell'articolo 54. In realtà la Corte Costituzionale ha detto no, la norma è legittima costituzionalmente quando prevede l'avverbio anche sostanzialmente prima di contingibili urgenti, che vuol dire che il sindaco ha solo potere di ordinanza extra ordine quando ci sono i presupposti, altrimenti le ordinanze devono essere tipiche, non si può derogare al principio di legalità del potere amministrativo e dunque le ordinanze anti-burca, anti-prostituzione saranno assolutamente illegittime. Questo vuol dire che si può derogare al principio di legalità ma in maniera strettamente necessaria, non ci può essere un potere che attribuisca un'amministrazione tradizionale non giustificata come avviene per quelli indipendenti da un'assenza di tecnicismo del legislatore, da una parzialità, da un rischio di conflitto di interessi che dia un potere generale svincolato dalla legalità. Qui parliamo di amministrazioni tradizionali, amministrazioni tradizionali possono emanare ordinanze atipiche solo in base a certi presupposti di legge quando sono extraordinari e non in via generale sostanzialmente senza neanche limiti di tempo, perché a quel punto quelle ordinanze sarebbero costantemente valide nel tempo perché non c'è un pericolo, non c'è una situazione da fronteggiare e questo è inaccettabile. Ora, queste sono le ordinanze extraordinarie giustificate da un pericolo e dal principio cosiddetto di prevenzione, che in fin dei conti vuol dire stato di necessità. Noi sappiamo che la necessità è trasversale nel nostro ordinamento, no? L'abbiamo a livello penale, giustifica addirittura, elimina l'antigiuridicità di un fatto che costituisce reato, lo abbiamo a livello civile, nell'articolo 2055, eccetera, eccetera, eccetera. Si figurarsi se questo non può operare nel campo amministrativo, giustificare cioè provvedimenti atipici, svincolati dal principio di legalità, qualora uno stato di necessità, in questo caso un pericolo da prevenire, lo permetta e lo necessiti. È assolutamente fattibilissimo, rispettando però certi presupposti di legge e ricordandosi, come già detto, che si tratta di atti comunque emanati da amministrazioni tradizionali nell'esercizio del potere e perciò sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza proporzionalità, cioè eccesso di potere, sia sotto il profilo chiaramente, diciamo così,
del vizio di legittimità, visto che sono soggetti a presupposti ben precisi e comunque a una procedimentalizzazione. Ma ci si è interrogati, se ancora il pericolo non è scientificamente accertato, perché ancora una scienza non mi dice, scusatemi, mi ero scordato, me l'ho dimenticato, quali sono questi pericoli? I pericoli sono che giustificano l'ordinanza extraordinaria, sia la calamità naturale, classico, scientificamente accertato, un pericolo proprio scientificamente accertato, che dà luogo a necessità e urgenza, ma anche i grandi eventi. Allora ci si interroga, ma perché bisogna ricorrere all'ordinanza extraordinaria per i grandi eventi? Il grande evento non è un pericolo imprevedibile, è previsto, è un fatto dell'uomo, la calamità naturale è imprevedibile. Il grande evento è prevedibile, è un fatto organizzato dall'uomo, le Olimpiadi sono prevedibili. Perché non ricorrere agli strumenti ordinari e dunque permettere ordinanze extraordinarie, diciamo atipiche nel contenuto? Ma perché il grande evento è prevedibile, sì, il pericolo, ma non come si atteggia. Io posso prevedere che in un grande evento ci possa essere un attacco terroristico, ma non so come, per via elicottero, per via terra, tramite una bomba, e questo deve permettere e impedisce di utilizzare strumenti ordinari e mi deve garantire la possibilità di utilizzare strumenti atipici per fronteggiare questo pericolo che io so che ci sarà, ma non so come si atteggerà in concreto. Naturalmente anche qui bisognerà rispettare i presupposti di necessità di urgenza, le norme costituzionali, i principi dell'ordinamento comunitario ed anche a maggior ragione sostanzialmente i principi comunitari, specie se questo grande evento si concretizza in un appalto sostanzialmente. Ecco, detto questo è il principio, è il pericolo derivante dal principio di prevenzione che giustifica il potere ordinatorio atipico. Ma se siamo al di sotto di un pericolo scientificamente accertato, è dunque un rischio di un pericolo. Siamo davanti al rischio di un pericolo, non ancora un pericolo scientificamente accertato, ma al rischio di un pericolo. E qui scatta il cosiddetto principio di precauzione. Posso emanare provvedimenti atipici, non diciamo disciplinati dalla legge? Può un'amministrazione emanare provvedimenti atipici non disciplinati dalla legge non sulla base di un pericolo scientificamente accertato, ma del rischio di un pericolo? Il principio di precauzione è un principio riconosciuto, non è un qualcosa di assurdo, nasce a livello comunitario in materia di tutela ambientale, si è esteso, poi è diventato principio generale ed è stato utilizzato anche nel diritto penale. Si pensa anche a sentenza in materia di amianto della Cassazione in Porto Marghera. Sostanzialmente, anche lì, quando si discuteva sulla valutazione dell'accertamento della colpa di chi espone il lavoratore all'amianto, al momento in cui, durante la condotta, ancora però non si sapeva che l'amianto generasse un pericolo, ecco, anche lì si applicò il principio, si disse, di precauzione. Sì, è vero, ancora non era scientificamente accertato il pericolo dell'amianto, però c'è il principio di precauzione. Si poteva immaginare che questo comportasse comunque un rischio. Naturalmente sul presupposto che poi in futuro diventi un vero e proprio pericolo accertato dalla scienza. Opera, diciamo, anche nel campo amministrativo e dunque io posso tutelare una situazione ancora di rischio, non scientificamente accertata. È il caso del ritiro, per esempio, della bistecca a seguito di mucca pazza. Le ordinanze del genere si basano sul rischio di un pericolo. Oppure sostanzialmente della previsione o del ritiro di un vaccino, delle morti a seguito di un vaccino, ancora non so che quella morte è causata dal vaccino, non ho la certezza, non neanche la probabilità, c'è una semplice possibilità, un rischio, e allora tolgo con un'ordinanza quel vaccino dal mercato. E anche qui si tratta chiaramente di ordinanze atipiche. Si può fare sostanzialmente, lo ammette la giurisprudenza, dunque questa volta un potere atipico ispirato non alla prevenzione, ma a un qualcosa di al di sotto, alla precauzione, al principio di precauzione. Anche qui però devono essere ragionevoli, devono essere proporzionate, dice la giurisprudenza amministrativa, e qui la differenza è che chiaramente la necessità d'urgenza viene decisa dall'amministrazione stessa. Non essendo un pericolo concreto, accertato dalla giurisprudenza, seppur imprevedibile, accertato dalla scienza, seppur imprevedibile, qui il legislatore non può prevedere manco, non può deliberare uno stato di emergenza, perché ancora non si sa nulla, e dunque qui è la stessa amministrazione che agisce nello stabilire i propri presupposti, necessità d'urgenza. Ma chiaramente questi ci devono essere, dice la giurisprudenza amministrativa, devono essere comunque ragionevoli e proporzionate, e bisogna studiare questo rischio. Ad opera di agenzie, ricorrendo ad agenzie tecniche specializzate, all'agenzia sul farmaco, a quello che ti pare, ma avrà valutato il più possibile scientificamente questo rischio e analizzato. Come analizzi e valuti il pericolo, dovrai analizzare e valutare il rischio. E anche queste ordinanze saranno sindacabili chiaramente sotto l'aspetto della ragionevolezza e della proporzione. E anche queste subiranno comunque una minima procedimentalizzazione per quanto riguarda l'emanazione. Dunque oggi possiamo dire che è possibile che provvedimenti amministrativi siano svincolati e abbiano una discrasia col principio di legalità. È possibile emanare provvedimenti concreti, provvedimenti atipici, questo quando si tratta di ragioni di tecnicismo e di rischio di imparzialità, e allora si dà questo potere ad amministrazioni indipendenti, è il caso del potere regolatorio,
oppure bisogna fronteggiare, prevenire un pericolo, diciamo, in un'ottica, questa volta di provvedimenti concreti, di amministrazioni tradizionali e dunque nel rispetto del principio di prevenzione, oppure addirittura occorre attuare una precauzione rispetto a un rischio di un pericolo, ed è appunto l'attuazione dei provvedimenti atipici in un'ottica nel rispetto del principio di prevenzione. Tutto con dei limiti dati da presupposti ben precisi, una procedimentalizzazione, dunque il recupero sotto l'aspetto della legalità formale e chiaramente la necessaria temporaneità, almeno quando si tratta di provvedimenti concreti.